Non esiste un identikit del giovane europeo che va alla guerra santa, o meglio, non ne esiste uno solo. Un fatto sembra assodato: questi giovani sono in aumento e la religione c'entra ben poco. È più che altro una scusa dietro la quale si nasconde frustrazione, emarginazione, problemi con la giustizia, ma non solo. Tra i jihadisti europei ci sono anche giovani che provengono dalla classe media, spinti dall'ingenuo romanticismo dell'eterno adolescente che ha l'assoluto bisogno di mettersi alla prova. Di fronte a un fenomeno preoccupante e in aumento, i singoli stati rafforzano le misure repressive, ma sanno di dover agire soprattutto sul fronte delle politiche dell'integrazione. Stando alle stime di Interpol, i giovani europei partiti per combattere la loro guerra santa sono migliaia, tra i 3.000 e i 5.000. Il 65% ha meno di 25 anni, il 40% sono donne. Aspetto di rilievo, 1.500 sono francesi. I francesi che hanno abbracciato la guerra santa rappresentano il 47% del totale. Rispetto al 2014, oltre Alpe, si è assistito a un aumento del fenomeno pari all'84%, una percentuale da brividi che ha costretto Parigi a mettere in atto nuove misure per contrastare il fenomeno, come questa campagna pubblicitaria. Appelez le 0800 007. Oltre ai numeri, che restano stime perché non si è ancora in grado di avere dati precisi, queste immagini avevano scioccato oltremodo l'opinione pubblica. Giovani francesi bruciavano il passaporto declamando la propria appartenenza all'ISIL. Ad alimentare il fenomeno non c'è solo il malessere delle periferie e il fallimento delle politiche di integrazione, ma anche la prossimità dei teatri di guerra e la relativa facilità con cui possono essere raggiunti. Se l'informazione è spesso messa sotto accusa, la censura non servirebbe. Attraverso i social media, la propaganda terrorista raggiunge ogni angolo d'Europa. Dalle 6 alle 8 settimane, questo è il tempo necessario per radicalizzare un giovane. Il dato arriva dalla conferenza di alto livello organizzata a Bruxelles tra i ministri della giustizia europei e dedicata alla prevenzione della radicalizzazione religiosa che in molti casi avviene all'interno delle carceri. Pratica che uno sfugge la Francia, dove comunque l'85% dei nuovi casi si registra all'esterno delle prigioni. 15% di potenzialità di radicalizzazione all'interno delle prigioni. Nelle nostre prigioni il rischio radicalizzazione è del 15%, è un dato che va considerato. Non riteniamo che si tratti di una cifra bassa, anche perché abbiamo messo in azione un programma in grado di individuare diversi casi, di seguirli e di procedere alla loro deradicalizzazione. Riuscire a captare segnali che permettono di individuare un giovane entrato nel tunnel del radicalismo religioso non è semplice, si necessita di personale esperto e a contatto con gli ambienti cosiddetti a rischio, come le carceri. Cerchiamo di individuare cambiamenti negli atteggiamenti dei detenuti e il loro modo di rapportarsi con gli altri. I cambiamenti di atteggiamento possono riguardare la famiglia, le visite mediche, le relazioni con il personale femminile del carcere o con gli altri detenuti. In molti casi si osservano fenomeni di isolamento, anche dei pensieri dei detenuti rispetto alla realtà che li circonda. La conferenza organizzata a Bruxelles dalla Commissione europea ha come obiettivo quello di diffondere le best practices a livello comunitario, offrendo esempio di quanto realizzato nel resto dell'Unione, come spiega la commissaria Vera Jourova. Nel Regno Unito, ad esempio, si occupano di ogni caso singolo, operano in modo individuale. Per quelli in prigione cercano di capire le ragioni dietro la radicalizzazione. Per quelli che invece sono usciti si chiedono cosa li abbia spinti a radicalizzarsi, di cosa hanno bisogno per essere reintegrati nella società. Radicalized, what would they need from the society to get back to society? Oltre al carcere, soprattutto internet è il luogo dove il radicalismo fa proseliti, un dato che non è sfuggito a Bruxelles, che ha già indetto una conferenza sul tema per il mese di dicembre.